Slalom gigante per gli sciatori sulle piste, ma non sulle strade mondiali. Sì, ma senza traffico pesante sulla statale di Alemania da Longarone verso Cortina. Quel nastro d'asfalto seminato di cantieri aperti, come era la Salerno-Reggio Calabria, è ancora un problema nel 2021. Covid ha rallentato i lavori. Andrà meglio forse per le Olimpiadi del 26. Il prefetto di Belluno ci ha messo una pezza. Da venerdì a domenica, dalle 15 alle 22, niente tir. In settimana solo quelli di casa a vigilare pattuglie della stradale. Questo provvedimento prefettizio sulla viabilità, un cerotto? È un tampone, direi, una situazione che ovviamente è difficile da gestire. Ovviamente per i mondiali stiamo cercando tutti i modi per garantire una fluidità del traffico. È insostenibile l'arrivo di tir soprattutto dall'estero e che non hanno come meta la provincia di Belluno. È una macchina da guerra quella messa in campo per i mondiali, 600 agenti interforze a vigilare, stratega Sergio Bracco, da questore di Milano a prefetto di Belluno. Come tutti gli eventi importanti, sono eventi che danno una grande visibilità, quindi questo potrebbe spingere chi non ha buone intenzioni di provare a fare qualcosa, ma devo dire che il dispositivo è realmente molto efficiente. I mondiali di Cortina, un evento inedito, azzoppato da Covid, senza pubblico, senza la Goggia, con previsioni meteo non proprio ottimali. Io ho tanta amarezza dentro perché devo dire che questa era una straordinaria occasione anche di festa per Cortina e di tutto il nostro territorio e alla fine si risolverà nell'evento agonistico e nulla più. Prefetto, non vede l'ora che comincino questi mondiali o non vede l'ora che finiscano? No, io francamente sono contento che cominciano e sono molto fiducioso che finiscano nel migliore dei modi.